grande protezione, naturalmente, e non ho pagato per invitare a leggere questo libro. Volevo chiederti una cosa: tu hai detto a un certo punto di questo quasi squilibrio di Campana aveva bisogno di ricordare. Parlo da profano, non so nulla di follia, di psichiatria, eccetera, ma non può dipendere anche dal fatto che nella sua condizione mentale lui aveva bisogno come di una doppia mente: da una parte vivere il giorno per giorno, dall'altro di una memoria nella quale rifugiarsi, o per paura del presente, o per non essere soffocato da un'immediatezza di vita quotidiana che probabilmente gli costava molto. Che impressione, voglio chiederle, a lei, che sta lì. Per cavalleria. No, in effetti, come dicevo prima, è molto difficile scindere l'autore dalla malattia, perché la psicosi dissociativa, che nel suo caso, se non volesse seguire il DAS, è appunto una schizofrenia paranoide, quindi è veramente affetto da una malattia che comporta tutta una serie di disturbi, tra cui appunto le allucinazioni di tipo infattive, visive, insomma, cioè quindi tutta una dimensione, e poi il pensiero concreto, che è appunto tipico della schizofrenia, dove si rende complicato appunto la possibilità di fare astrazione, e nei momenti di lucidità la necessità di ricondurre tutto a una dimensione reale, quindi il bisogno anche un po' anche in questo, cioè, come dire, il mito di Orfeo, i canti orfici, cioè in fondo Orfeo, il ritorno verso l'interno, il prendere e poi girarsi e non trovare più radici. Insomma, ci sono tutta una serie di aspetti all'interno anche della sua vita, della sua poesia. Quando dicevo che una malattia psichiatrica è una malattia dell'essere, non dell'avere, mi riferivo proprio a questo, che diventa difficilissimo poi scindere. Una malattia, purtroppo, della mente non è qualcosa che capita, è qualcosa che diventa parte determinante della vita del malato psichiatrico. E quindi anche in Campana tutto questo, il bisogno anche di legarlo al ricordo e quindi di dargli una dimensione di rilettura nei suoi momenti di lucidità che possa prescindere da quello che per certi aspetti lui può percepire essere un delirio e quindi un'allucinazione, cioè una visione. Ecco, quindi il suo bisogno probabilmente, insomma, ora mi addentro in dei terreni, sono medico, ma insomma credo che sia molto difficile riuscire a capire anche quanta parte del suo carattere così aggressivo, così scorbutico, così potesse prescindere dal fatto appunto che alla base di tutto ci fosse anche una patologia così importante. Su questo piano io quasi mi astengo, cioè è veramente difficile appunto, sono d'accordissimo. Quello che posso dire è che sicuramente la letteratura in Campana rimane una parte nobile dell'esistenza, ha un livello di purezza. La letteratura appunto rimane un elemento più in alto della vita di tutti i giorni e comunque una dimensione completamente sganciata dalla quotidianità, che è un tratto anche generazionale. È una grande generazione di grandissimi poeti o scrittori che conoscono perfettamente la dilapidazione esistenziale a favore di una purezza appunto superiore. In Campana io credo che il ricordo avesse quasi un valore affine a indossare abiti curiali rispetto alla sua giornata, che erano giornate veramente contrassegnate da umiliazioni continue in molte fasi della sua vita. Quando si metteva a scrivere tutto cambiava e tutto assumeva un senso aumentato. Se mi permettete, vi vorrei leggere una lettera che scrive a Cecchi e fa il consuntivo della sua vita. E questa. Abbastanza sintomatica quella lettera. Sì, veramente è impressionante. Soprattutto per la reazione di Cecchi. Eh già.
chissà se la trovo, l'ho detto troppo presto, quasi quasi ve la riassumo, però è meglio sentire la voce di Campa. L'utilità dell'indice dei nomi. Santo indice. Beh, forse ve la riassumo, poi magari la trovo. Però dice questo, che fin dall'età di 15 anni sono stato umiliato da tutti, mi hanno sputato addosso tutti, e poi a Marradi mi prendevano in giro perché ero stato segnalato dalla polizia. In realtà aveva fatto ben di peggio, però scrivendo a Cecchi non gliela racconta tutta. E quindi un'estate sono andato sui monti. Ah, benissimo, grazie. Grazie mille. Ma non è questa. Però grazie lo stesso. Comunque dice, sono andato sui monti e ho scritto i canti orfici. E subito dopo, sentite quale valore assegna a quel libro. Dovevano essere la giustificazione della mia vita. Un libro, la giustificazione della mia vita. Siamo a un livello esistenziale rovente rispetto alla letteratura, dove è veramente difficile trovarlo. Un libro che giustifichi una vita, un libro di poesie. Quindi per Campana scrivere aveva sicuramente questo tipo di valore. E la cosa veramente straziante, ripercorrendo la sua biografia, e che molti si scordano di dire perché è anche triste senza essere eroica, è che Campana, ben prima di entrare in manicomio, aveva smesso di scrivere. La sua vena era esaurita. È una beffa orrenda del destino, perché lui, nel momento in cui hanno iniziato a riconoscerlo, non è affatto vero che i contemporanei non l'hanno riconosciuto. Cecchi, che molti considerano il critico borghese per eccellenza, lo aveva riconosciuto molto bene, e questo torna tutto a suo onore. Cecchi riesce a dire, grazie, in una molti anni dopo, che accanto a Campana si avvertiva la poesia come una scossa elettrica. Molti anni dopo. Molti anni dopo. Però anche nelle lettere devo dire che è l'unico, per esempio, che scrive su di lui. E è l'unico che lo comprende. È chiaro, non si poteva pretendere un'ascesi per cui di fronte alle sue mattane non motteggiasse un po' con la moglie. Campana irrompe a casa della moglie di Cecchi, dicendole appunto, non mi ricordo se è a lei che dice, la guerra è scoppiata perché io e Sibilla di Rama abbiamo smesso, quindi in effetti era piuttosto difficile gestire la cosa. Però grazie mille, ora la leggo, che è più bello appunto sicuramente di quello che ho detto io. Allora fuggì sui monti, sempre bestialmente perseguitato e insultato, e in qualche mese scrissi i canti orfici, includendo cose già fatte. Dovevano essere la giustificazione della mia vita, perché io ero fuori dalla legge. Perciò veramente qualcosa di salvifico, assolutamente appunto una specie di lascia passare per un Parnaso in cui fosse finalmente intangibile la sua persona dalle offese che invece continuamente riceveva nel suo cammino. Una coincidenza piuttosto atroce fa sì che il giorno in cui Campana si sottopone alla prova di dettato, il fratello più giovane e più amato dalla madre si sta sposando, si sposa quel giorno. È un particolare, sembra vicino al pettegolezzo, però se proviamo a riflettere, io ci vedo anche una famiglia che dice, il pazzo è impegnato, sposiamosi oggi così non fa comunque scenate di fronte a noi. Perciò, mentre il fratello minore, guardate bene, entra di diritto nella società costituita civile, l'altro, il fratello maggiore, appunto il pazzo, sta fallendo miseramente, forse l'unica strada che nella vita avrebbe potuto garantirgli un futuro. Campana millanta continuamente la conoscenza delle lingue.
in tutte le lettere chiede lavoro e in effetti non ne ha, non ha né arte né parte, ne esercita moltissimi, tutti manuali. Io conosco 5 lingue e mi offro volentieri per far passare un po' di giovane sangue nelle vene di questa vecchia Italia, e ciò per tutte le questioni che loro vedranno purtroppo sollevare. Ecco qua. Sì, tranne il russo, questo lo dice, lo specifica sempre, è onesto, il russo non lo so. Però è verissimo che Campana era in grado di leggere in inglese, in francese, in tedesco, e quindi comunque aveva, aveva questa capacità, sapeva leggere in queste lingue. Il francese, io credo che avendo fatto il liceo e poi nel 1911 una verniciata di francese, un uomo comunque appartenente alla media borghesia ce l'avesse per forza. L'inglese lo deve aver studiato anche quello un po' al liceo, e poi credo abbia letto, per esempio, si sa, Walt Whitman compare nei tanti orfici, era una sua lettura. Il tedesco lo deve aver imparato perché è stato in Germania e in Svizzera a lavorare, ma sì. Poi anche lo spagnolo sapeva, essendo stato anche appunto in America Latina. Però tutto questo possesso delle lingue era un possesso, come posso dire, strumentale alla poesia, non di tipo pratico. Non avrebbe saputo far niente a Mario Novaro, che era il direttore di una rivista all'epoca importante, la Riviera Ligure, ma era anche proprietario di un'avviata ditta, un oleificio, appunto in Liguria. Lui scrive, e anche qui è straziante, perché dice: se mi vuole prendere, io cerco un lavoro, e tra l'altro la sua bellissima cittadina, ci vedrei volentieri, provo anche a fare un po' di complimenti a, appunto alla città di Novaro. E poi aggiunge: io posso lavorare per la Riviera Ligure, però se proprio non c'è niente da fare lì, va bene anche se mi fa lavorare nella ditta, nell'oleificio, che traduco, faccio un po' il corrispondente, cosa che non sarebbe assolutamente stata in grado di fare. E il perfido Novaro, tra l'altro, parlava, scriveva le lettere fingendosi il suo assistente. Quindi almeno non aveva responsabilità, diceva, no, io non so niente, ha parlato con lui, e quindi Campana però si trova senza niente. Ironia della sorte, uno dei commissari che l'ha bocciato, che si chiamava Julien Luchet, che era il direttore dell'Istituto francese di Firenze, nel 1916 sarà l'unico a dargli un lavoro di traduzione, che Campana farà, perché per esempio Papini gliene aveva proposto uno, ma Campana non riesce a concluderlo. Invece tradurrà insieme a Sibilla Leramo alcuni pezzi giornalistici per questo Luchet, appunto. Però tra il posto a cui agognava e questa soluzione c'è appunto la differenza tra il posto fisso e un precariato tristissimo, che poi lì a poco si esaurirà e Campana appunto arriverà al manicomio. Secondo te i giornali dell'epoca, che avrebbero potuto averlo, non dico fra i redattori perché sarebbe stato anche qui impossibile, ma fra i collaboratori, con la capacità anche veloce che aveva Campana di scrivere anche in vari settori della letteratura europea che conosceva, come mai non c'è stato questo rapporto intenso che avrebbe aiutato a vivere sicuramente, ma anche dal punto di vista di conoscimento? E la firma sul giornale ancora oggi per molti letterati rappresenta una sorta di lascia passare pubblico, certo, per quel parnaso, certo, che tu accennavi. Credo, anche qui non voglio essere troppo dissacrante, ma per colpa di Campana, perché a parte che un lavoro fisso non credo sarebbe stato in grado di gestirlo, ma aveva anche litigato con tutti, e è famosa appunto per la sua lettera in cui chiama i Bociani Voci trattino Ani, e poi li chiama subito dopo i voi siete dei sacchi di pus coperti di futurismo, e subito dopo però
per questo continuo bilanciarsi, però un bilanciamento svilenco per l'appunto, tra devo dire tono scanzonato e guascone e invece tragico, subito dopo lui dice, con accenti di orgoglio sicuramente eccessivi, però molto suggestivi per noi: voi appunto siete dei sacchi di pus coperti di futurismo, io sono l'alchimista supremo che del dolore ha fatto sangue. Però cosa sta dicendo là davvero? Sta dicendo: voi siete dei letterati, io con il mio dolore sono riuscito veramente a fare sostanza di poesia. Mettiamola pure su un piano crociano: voi fate letteratura, anche buona letteratura, io sono il poeta, non voi. Perciò, mettendola su questo piano, cioè io sono la vita. Sì, esattamente, esattamente. Io ho questo rapporto, ho captato la vita, mentre voi fate le vostre dispute intellettuali, vacue, eccetera. Detto questo, avendo minacciato anche di venire a Firenze con un acuminato coltello per sgozzare Papini, che gli aveva perso il manoscritto, tra l'altro era stato soffici, però così i rapporti erano veramente difficili e un posto era difficile trovare. Ritrovato, no? Il manoscritto fu ritrovato nel 71, in sì casa, sì. In casa di Soffici? In casa di Soffici, e tra l'altro dimostra una cosa che è quella piuttosto indicibile, che Soffici ha fatto un enorme piacere a Campana. I canti orfici sono molto più belli del più lungo giorno, che sarebbe stato quel libro. Sì, Campana in effetti fino al 14-15 cresce notevolmente, anche come artista, come dal punto di vista fabbrile. Dopo ci sarà appunto, però si sono ritrovati con grande rumore, ma è stato un rumore poi abbastanza spento dalla qualità letteraria inferiore. Quindi in un certo senso Soffici ha fatto un piacere a Campana. Tu hai accennato a questo tesoro di materiali che giace, ma questo significa che stai già pensando a scrivere un altro libro su Campana? No, no, perché non credo. È un tesoro. No, devo dire, io non ero a conoscenza nemmeno del mercato antiquario rispetto ai libri, o non so come definirlo. Però alcuni, ho scoperto che Campana attira, ci sono dei campaniani che non abbiamo idea noi del tipo di idolatria che hanno per Campana. Fra i lettori? Fra i lettori, gli studiosi, però ci sono veramente alcuni posseduti da questo demone di Campana. Ma perché ti impedisce di scriverlo? No, non mi impedisce di scriverlo il libro, però volevo dire che quando io l'ho pubblicato, le prime reazioni che ho avuto sono state telefonate allarmate in cui mi hanno detto: li hai messi in cassaforte. E io non capivo cosa. Dicevo: ma cos'è che i manoscritti? Dove sono? Perché sai che ne rubano moltissimi. Non credo sia, non lo so. Io però comunque, grazie anche alla professoressa Re, l'abbiamo fatti mettere al sicuro, sono ora, non ci provate a rubare. Però comunque sembra che abbiano veramente un grande valore, perché c'è una. Mi diceva uno di questi signori che aveva scovato lui nella sua vita, in tutto, non mi ricordo se 3 biglietti o qualcosa del genere, e però questi 3 biglietti per lui erano motivo di vanto rispetto ad altri campaniani, per cui lo tenevano veramente come, non lo so, un grandissimo, una specie di Sherlock Holmes, il massimo dell'acutezza, ecco. Quindi io devo dire che invece l'ho presa in maniera molto più larga, ho trovato degli inediti, mi ha interessato pubblicarli, non ho nemmeno riprodotto gli autografi. E questo, anche questo è stato motivo per loro di scandalo assoluto, perché dicono: come una cosa del genere, devi pubblicare assolutamente gli autografi per dimostrare che fosse vero. Perché non l'hai fatto? Sinceramente, devo dire, anche parlando con l'editore, mi diceva: diventa un libro un po' più pesante, un po' più. Io non è un libro filologico, anche se ho cercato, devo dire, di dare tutte le informazioni anche testuali necessarie, però non è certo. L'idea di fare l'edizione critica, per così dire, di 2 temi mi faceva un po' impressione. Ma non c'era bisogno di questo, nel senso.
anche nel caso del tuo, hai pubblicato un altro libro, sì, sì. Rimani su materiali che già ci sono a disposizione degli studenti. Certo, ma devo dire che altri aspetti della figura di Camus, sicuramente non vedo perché. Comunque poi ho pubblicato su poesia, quindi ci sono i manoscritti, sì sì sì, e quindi almeno sono tutti tranquilli, mi hanno detto della grafia e quella di Campana, c'erano dei documenti molto, insomma c'era la sua iscrizione all'università, io però loro... Ho invito l'editore Bassini a pubblicare un'altra edizione di questo libro utilizzando gli autografi che sono usciti su poesia. Perfetto. E anche altri. Benissimo, speriamo che sia. C'è bisogno del microfono. Degli anni scolastici è stato ritrovato niente di Campana? Sì, si sa tutto, sì sì, sappiamo tutto. Come è andato in scuola? Lei che pensa? No, no, è male. Lui fino a 15 anni è stato uno studente mediocre, ma senza infame e senza lode. A 15 anni ha avuto il primo episodio di squilibrio e da lì poi ha fatto due anni a Torino, poi ha cambiato varie scuole, l'hanno bocciato, insomma è stata una carriera accidentata, non è stato... Erano in grado, a un certo punto si stancano e chiudono i rubinetti. Sì, sono stati piuttosto duri con lui da un certo punto in avanti. A Paolo Baccani a tornare prestissimo a Firenze con un nuovo libro. Se Campana tanto meglio, ma io lo apprezzo tutte le sue espressioni.